Ciao a tutti, io sono Frico e bentornati sul mio canale per questo nuovo episodio su Monster Hunter Rise. Allora, nello scorso episodio abbiamo fatto il Tetranodon e il Culus, se non sbaglio, ah no, il Barrot abbiamo fatto. Il Tetranodon era nell'altro episodio. Sì, ci sono nuovi contenuti aggiuntivi, li ho visti. Contenuti aggiuntivi. Come? Pacchetto Kamura 1. Miele per 50. Siamo un tantino esagerato. Mega pozione, bistecca, bomba, mega serum. Vabbè, prendiamoli. Allora, stavo dicendo, vediamo il Barrot che non abbiamo visto l'armatura. Sarà sempre uguale? Sì, è sempre uguale. Cosa ci dà? Affinità scivolata. Blocco, bonus attacco. Bonus munizione, eroismo. Cosa faceva eroismo? Così. Attacco e difesa quando la salute si riduce al 35%. Neh. Vediamo se possiamo fare qualche arma. Allora, volevo tornare alla lancia fucile. Vediamo un pochino. Pinna filata. E la pinna filata dove la trovo? Però danni d'acqua, non me ne faccio niente. Ok, il sonno è interessante. Paralisi sarebbe più interessante. Questa la posso già potenziare? No. Proviamo a fare una cosa. Migliora. E poi no. Ok. Non hai la formula per forgiare quest'arma. Attacco di fuoco. Non sarebbe male anche il fuoco. Però ora andiamo sul sonno, dai. Perché no? Missione chiave rimanenti del grado 3. Una, però non le faremo tutte. Ok. Ok. Va bene. Caccia, uccisione, cavalcatura, isole, perché no, minerali, fauna endemica, ah no, solo 5 ne posso avere, vero? Allora, ci sono anche le missioni furia, però non mi sento ancora pronto per farle. Gran Vroghi, l'abbiamo già combattuto durante la furia, ma normalmente no, di giorno, ok. Sì, non preoccuparti. Vediamo se c'è qualcosa. No, vediamo un attimo. Varietà di piatti. Bistecca ben cotta. Mettiamo a fare. Ci costa un casino di su. Vabbè, paghiamo coi punti. Grazie. 38 carni. Mangia pasto. Vediamo se c'è qualcosa di nuovo. Non sembra. Facciamo, riduce consumo e resistenza quando si corre su una parete, no. Facciamo questo. Questo. E questo, dai. Ordina, sì. E adesso siamo pronti alla caccia. Tale padrone, tale mostro. Oh cielo, il figlio del mio signore è andato a caccia del Gran Vroghi, che è stato avvistato nella foresta inondata. È solo uno sciocco che scapperà al primo segnale di pericolo. Te ne occupi tu? Va bene. Aiutante di un nobile. Eccoci qua. Foresta inondata. Among these endless streams. Not is what it seems. Ma è un'altra mappa ancora? Lurk in the shadows, claiming many a soul. Beware these dark waters, they will swallow you whole. Sembra di sì. Cursed hunting ground. Battaglia.
tra rivali, tra Jaggi e Broghi. Aia, sta arrivando il boss. Il drago alato. Veleno, eh? Che palle. Ok. Gran Broghi, comandante benefico. Allora prendiamo tutto quello che ci serve, gli antidoti dovremmo cominciare a portarceli. Mangiamo. C'è il Gran Broghi e c'è, cos'è quello, il Lagombi? O è un Arzuros? Come sempre esploriamo la mappa per cercare minerali e roba così. Ok, noce vampa, polvere da sporo livello 3. Questi? Ah no, è solo ambientazione. Ranettele si servono per fare le reti. Che casino uccidere questa roba con la lancia. Lo stomaco. Fungo velenoso, bravi. Fluido di mostro. Va bene. Insetto filo, ok. E quello cos'è? Non è il Vroghi, no? Proviamo a ammazzarlo. Ah, è considerato un mostro piccolo. Ludrot. Ah! Che ricordi, Ludrot. C'è anche quello grande, se non sbaglio, giusto? L'ho addormentato, ok. Uccidiamolo. Aspetta, ricarichiamoci l'arma. Ok. Devo focussarmi però a usare un po' di armi, cioè non invertite in ogni missione, perché sennò mi incasino. Bisogna che usi un po' di armi. Questi non posso catturarli. Non sembra. Stavo dicendo, dovrei focussarmi su... Carica. Usare la stessa arma per un bel po' di tempo e poi cambiamo, perché sennò non imparo a usarne nessuna. E soprattutto mi confondo. Andiamo dall'Arzuros, cristallo limpido. Prisma semplice, un po' opaco, derivato da piccole ossa. Quelli sicuramente sono come i popo, però di terra, senza la neve. E l'Arzuros dovrebbe essere qui in questa zona. Giusto? Eliminiamone uno per vedere cosa fanno. Ok. Reagiscono. Slugtooth. Decisamente sì. E attaccano. Coraggiosi. Siamo tantino eccessivo. Che okay. Basta, basta, no. Lasciatelo in pace, quello, povero. Stavo solo guardando che mostri fossero. Non volevo ucciderli tutti.
Ok, cristallo luce, normale. Che rumore brutto che fate. Eccolo qua l'Arzuros. Ciao. Vieni qua. Ma stai scappando? Ma sono appena arrivato. Vabbè, in realtà mi viene anche bene perché dovrei affilare. Dove stai andando? Vieni qua. Allora. Avevo la guardia e poi quell'attacco in salto, giusto? Aglio. Da molto che non gioco. Dovrei fare sessioni più estese. Sto prendendo ceffoni a destra e a sinistra. Dovrei incominciare a parare. Peccato. Attaccami, perfetto, bravissimo. Aglio. Sto facendo schifo. Però ci sta a incominciare con un mostro che conosciamo già. Ora fa un rumore bruttissimo. Aia. Mi ha preso la schiena. Ok, ce la facciamo a inserirglielo. Perfetto. Anche il sonno. Ne approfittiamo per affilare. Facciamo così che li togliamo un bel po'. Non c'era bisogno, ripeto. Occhio che torna in retromarcia, e infatti. No! Ho subito un furto a miele. Ma sì, un ladro. Se lo sta mangiando il mio miele. Ti alzi, per favore. Due, sta scappando. Andiamo. Ogni tanto controllo che la registrazione sia tutta ok. Che sia tutto ok nella registrazione. Dovrei incominciare a imparare a parlare. Vai. Ok, Edra. Deposito minerario. Wow, bullfango intraprendente, eh? Attacca, cavalca, 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 cavalca. Perfetto. Facciamo prendere un bel po' di danno ora. Vieni. Peccato. Allora, possiamo usare questo? No.
La preda esausta, catturiamola. Il fatto è che non mi sono ricaricato le cose. Quindi la preda è morta. Ok. Aia. Maledetto, sto andando all'indietro. Dovrebbe essere morto, no? Sì. È il più grande che abbiamo cacciato. Questo comunque non toglie che abbiamo fatto schifo. Osso Jumbo. Corazza. E pelle. Il bullfango è sparito. E io direi di... tieni premuto. Accampamento principale, ci prendiamo le trappole. Ok. Perfetto. Possiamo proseguire. Andiamo. Sta andando alla zona... Non si capisce il numero. 6, 9. Ok. Voglio salire qua sopra. Così ci prendiamo anche questo insettino. Perfetto. Ok. E ora andiamo di qua. Ci prendiamo il miele che ci ha rubato. Il Gran Vroghi al seguito, giusto? Sì. Allora, l'antidoto non ce l'ho nel meno veloce. Però una chiavica questo che ha veleno, Perché siamo molto lenti. Non lo schiveremo quasi mai il veleno. Ho rotto la filatezza. Vieni qua. Ce l'hai con Azurai. Non permetterti, Sì, vuole tirarti il veleno. Io ti luto i figli, così impari. La pelle. Ah. Ti avvicini così, Pozione. Pozione, grazie, ho detto. Carne, ci fuliamo. Sì, lui è una chiavica da fare con la lancia. Sì, dall'altra parte. Ok. Ok.
problema a lui. Mi servono i rimedi erboristici che ho anche. Cazzo. Abbiamo appena iniziato. Magari. Mi serve resistenza al veleno. Sicuramente la sua armatura me la darà. Okay, possiamo permetterci di scambiare qualche colpo. Dovrò affilare l'arma. Perfetto, ricarichiamo. Si è addormentato? No, è morto. Ah, è quello c'è. Ah, è appena sparito. Allora, affidiamo. E poi li eliminiamo così, almeno uno. 108. Ah, il piccolo. Mi sei svegliato un po' arrabbiato, eh? Sta scappando. Ok, residuo cosa mi ha dato? Al mentre io carvo, perché non si butta niente. Andiamo così. Affiliamo. Che bellino con la clava. Ci riprendiamo il proiettile. Mi fai cavalcare? Grazie. Vita? Sì. 4 in più. Sembra che tu non sia nella tua zona. Cosa mi ha colpito? Un gaggiao mi ha colpito, vero? L'ho colpito, non male. Veleno. Non è vero. Che palle questo veleno. Carica. È praticamente morente, quindi lo catturerei io. Cosa fai? Vieni, vieni. Ok. Questi piccoli ce la facciamo ammazzarli in 20 secondi? Si è addormentato, vero? Decisamente non faccio in tempo. Peccato. Normale. E si torna alla base. Lia, Amon ha detto che ti vuole parlare, ok? A Kamura non ci sono solo armi, cacciatori di mostri. Iori fatica a comprenderne il senso, ma credo che Amon, a modo suo, stia cercando di farglielo capire.
Il vecchio Amon un tempo era freddo come l'acciaio Tatara, ma a quanto pare si sta ammorbidendo con l'età. Comunque non farlo aspettare. Invece adesso aspetta. Vediamo un pochino. I cacciaprede non so se siano tornati. Riscatta punti, merce speciale, amici per sempre non mi interessa. Ah no, l'ho già preso. Sfera ceccante, beh, questa non so se ne vale la pena. Scambierei 50 per 1000, dai, sì. Prendi tutto. Ok, trattative compagno. No. Sì, facciamo così. È perfetto, conferma. Farewell. Questi si stanno ancora allenando? Che appena ne arriva uno al 10 lo cambiamo, o al 15, non mi ricordo. Loggio compagni. 7, 8, 8, ok. Va bene. Per adesso teniamoli fermi che sono solo 2. I miei arcenari sono alla missione 3 su 5, ok. Allora, ci prendiamo dei compagni. Raccolta. No, non voglio cambiare il nome. Poi prendiamo Leon. E direi anche basta. Dovrei prendere anche dei canine in realtà. Doggio compagni. Seleziona compagni. Liccia. Patricia, Karma, Leon. Allora, numero addestramenti. No. Conferma. Ghianda ne è solo una, quindi per adesso la teniamo. E vediamo cosa ci aspetta. Amon il fabbro. Vediamo cosa vuole. Sei qui. Hai sentito parlare del Bishaten? No. È una bestia zannuta con una grossa coda e dei movimenti imprevedibili. Sta attaccando chiunque passi per le rovine sacre. È stata creata una missione urgente per cacciarlo. Che ci fai ancora qui? Calmati. Ti serve una motivazione, eh? Molto bene. Al momento tu, anzi, nessuno a Kamura ha la forza e i mezzi per sconfiggere il Magna Malo e anche la furia. Guadagna potere nutrendosi dell'orda. Puoi provare a ucciderlo, ma mangerà solo di più per rimettersi in forze. Perciò dobbiamo capire come possiamo separarlo dall'orda. Sto scogitando un modo per riuscirci. Per terminare il mio dispositivo ho bisogno di materiali da un Bishaten. Come ho detto, lo troverai alle rovine. Per costruirlo devo... Non importa, non c'è tempo. Ne riparleremo quando avrò finito. Per ora ho solo bisogno che tu vada a caccia del Bishaten. Ok. Allora. Il Vroghi. Ci dà qualcosa di interessante? Schivata estesa. Non mi dispiacerebbe. Munizioni della... Metallo e ossa di Acnosom ripiegati creano... Ok, no. Possiamo provare. Armi, lanciafucile. La Gombi. Però mi serve anche un bombac di fluido. Le blast sono ancora troppo lontane per noi, ok. Barrot non sarebbe male. Affinità meno 20% però. Dovrei aumentare l'affinità con qualche modo, però mi sa che non posso ancora. Toglie di più.
A volte per forgiare e potenziare armi e armature bastano alcuni materiali di un determinato tipo, invece che diversi esemplari di un materiale specifico. In questi casi potrei usare qualunque combinazione di materiali appartenenti alla stessa categoria. Ciascun materiale possiede un valore differente. Per creare o potenziare armi e armature, la somma dei valori dei materiali deve superare la quota minima indicata sullo schermo. Ok. Va bene. Sì, purtroppo non possiamo fare altro. Adesso, vediamo se ci sono i saldi. Assolutamente no. No, voglio vendere dalla cassa. Non posso ordinare per valore? No. Siamo arrivati i soldi. Allora, creiamo. Troppo scossa. Ok. Ci rifacciamo il set, ci rimettiamo. Set 3. Ok. Che mal di testa? Oh, Lia, è arrivata una missione urgente. Dovrei dare la caccia a un Bishaten, un mostro gigante dall'enorme coda a cui piace giocare con la preda. Gli piace particolarmente sferrare attacchi coda, forse dovrei allontanare un po' il microfono. Gli piace particolarmente sferrare attacchi con la coda, perciò tienili d'occhio costantemente. Ok, bene. 8 mostri grandi, 8 mostri piccoli, ok. Obiettivi secondari, facciamo questo. Uccisione, va. Missioni villaggio, numero 3. Ludro Treale, eccolo qui. Kezu? Sì, la facciamo dopo la missione urgente. Oh, Lia, dimmi. Cosa ti serve? Grazie di ordinare sempre la varietà di piatti, mi ha fatto scoprire tanti nuovi ingredienti. Ricorda però che non puoi mangiare solo carne e pesce, lascia spazio anche dango. Ecco un buono per un dango speciale. Ok. Un buono per un dango speciale. Mangia pasto. Ah, mi dà la probabilità al 100%, ok. Niente di che. Ordina preferito. Vediamo questo. Ok, si sono attivate tutte e tre. E si va. Eccoci qua. Coursing through the night, amid the sound of water, a beast prepares to fight. Okay. Those who go in unprepared will bow before its might. Eccolo qui. Bathing in the forms it waits, using water as its shield. Yellow collar standing proud, its fang shall never yield. Sarà molto forte, eh? Imponente criniera, Ludro Treale. Lo proviamo. Ok, in una nuova zona, cassa scorte, ci prendiamo tutto quello che ci serve. C.
ci cuciniamo la carnetta. Ah no, esca carne. Va bene, andiamo. Là c'è un altro mostro che non ho mai cacciato. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Insetto filo, sì. È qua sotto o è sopra? Ah no, è quello. Perché l'altro è il culo. Potrei fargli più male con quest'arma. Non ho l'attributo sonno, però. Ci possiamo arrangiare. Bravi. Parti rotte. Di già. Non male. Ho sbagliato. Sto preparando una carica, vero? No? Che? Ho sbagliato tasto! Ok, è andata bene. È andata benissimo. Ci curiamo. Ogni tanto va bene scambiare colpi. L'importante è che non ti ammazzi. Estratto sprint. Questa cosa è tagliabile, secondo me. Proviamo. Ma non me la darà, non me la farà mai vedere la coda. Da qui che arrivo. Bravo. Sì. Grande, gli ho rotto la testa. Ah, pensavo mi stesse per sparare. Ho parato troppo tardi. Aia, mi ha assorbito. Vai, perfetto. Usiamo una cura. Si è girato. Non vuole proprio farcela vedere quella coda, eh. Sta scappando. Affiliamo. Azura, andiamo. Avrei dovuto fare cavalcandolo, però avrei risparmiato tempo. Non ci corre dietro nessuno. Coda. Peccato. Purtroppo era un combo, non potevo fermarmi. Potresti... Ok. Non posso cavalcare ancora? Peccato. Questo. Ci arrivo. No, peccato. C'è
ce la farò mai a tagliare la coda con quest'arma. Stai fermo. Sta rimbalzando tutto. Che due palle. Si è spostato. Stronzone. Peccato. Troppo presto. Colore. Ah, sta morendo. Andiamo, andiamo. Allora, usiamo la scossa, che costano di meno. Ok. Oh, che culo. Perfetto. Ce l'abbiamo fatta. Erba antidoto. È stato più semplice di quanto pensassi. Però dovrei incominciare a tagliare code, non con quest'arma però. Penso che mi servano le doppie lame per tagliare le code. Che bellino. Ci ha dato una coda lo stesso comunque Ludrot. Non male. Siamo stati abbastanza fortunati. Se lo faccio dalla casa da te, che penso sia quella dove ci sono le missioni multiplayer, mi sentiva roba più forte. Va bene ragazzi, io direi di chiudere qua questo episodio. Noi ci vediamo al prossimo, sempre qua, sul mio canale. Ciao a tutti. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi e lasciate un mi piace. Noi ci vediamo sempre qui, sul mio canale, con il prossimo video.